Eccoci. Pazzesco. Pazzesco. Allora, questo sono assolutamente convinto nel dire che una canna lunga in questo posto qui può fare la differenza. Perché? Perché si riesce a tenere un angolo migliore di uscita del filo dall'apicale, si riesce, anche se sei grande, si riesce ad avere meno filo in bando. Però devo dire che con questa cannetta, che alla fine non arriva a 3 metri, è talmente morbida che si riesce a tenere un contatto col filo pazzesco. Avete visto che si sente tutto, ma si vede anche dal vettino che si vede ogni lesca che scorre sul fondo, e le mangiate si sentono strabene. Quindi questa canna qua corta riesce a sopperire con la morbidezza alla lunghezza. Questa è una bella sifula, eh? Questa è una bella sifula. Ecco, il vantaggio di pescare con l'acqua alta è quello che c'è poco dislivello per arrivare all'acqua a godinare i pesci. Pazzesco, ero venuto giusto per giocare un po', per provare questa cannetta in qualche situazione, ma per la verità non pensavo neanche al canale, pensavo di cercarmi qualche buca in qualche fossetto, e invece mi sono trovato, guardate che bello questo, guardate, eh? E io non lo sto neanche forzando, anche perché comunque ho su il 18, la canna non è mia, non che abbia tanti riguardi, però in effetti è sottilissima questa. Dà l'idea di essere una canna che si possa rompere per niente, e invece no, non è così. Sono convinto che se si trovasse ad affrontare anche pesci più importanti, anche con fili leggermente più grossi, adesso non dico che sia una canna da 0,30, ma sono convinto che anche con un 22, un 25, questa lavori. E tenga. Questo adesso riparte, bisogna stare anche un attimo attenti. No, wow. Doppio collaudo, Vittorio. E che collaudo? Dopo questo me ne vado però, eh. Dopo questo me ne vado. Ma guardate che sifula questa. E la canna è grossa come una sigaretta. Zero diciotto in canna. Tra l'altro la canna, sono riuscito a fargli, sono riuscito a fargli uno, due blocchi. E gli ho innestato su un vettino spettacolare. La prima volta che li provo, e devo dire che meritano di essere ancora riprovati. Prima sensazione è stupefacente. Nylon, i vettini sono in nylon. Adesso, se chiuso il vettino, dopo lo sistemiamo. Prima, questo è grosso, ragazzi. Questo è grosso.
Questo è grosso. Guardatevelo un po' e guardatelo a confronto della cannetta quanto è esile. Bello, eh? Qua siamo in poco meno di 4 kg questo pesce. Wow. Vai, torna a nuotare. Ok. Wow. Ciao bello. Basta così, però. Per oggi.